Siamo ora con l'artista, autore della mostra, Annibale Prima. Ci può parlare di questa mostra? Come è nata? In realtà questa mostra doveva essere fatta circa 5 anni fa, ma per il restauro del posto, la Dacia Borghese, dove mi trovo adesso, è stata rinviata a un'altra data. Rinata poi l'occasione 3 mesi fa. Ho letto nella brochure della mostra che il suo percorso artistico è stato influenzato da 3 personaggi di rilievo nel mondo dell'arte. Ce ne può parlare? Più che influenzato, sono stati determinanti per acquisire quella che è la consapevolezza del mio fare arte. Il dottor Valtero Curzi, filosofo, scrittore, poeta e critico d'arte. Intanto la mostra, il titolo è Dentro lo sguardo, ed essere dentro lo sguardo significa fondamentalmente interpretare ciò che si guarda, e generalmente lo sguardo coglie l'esteriorità. In questa mostra però, di quest'artista Annibale Prima, noi parliamo di arte astrattismo, e in particolare espressionismo quantistico. Ora si tratta di spiegare un po' questi termini. Sull'astrattismo e sull'espressionismo credo che ormai siano termini consueti che non hanno nulla da essere spiegati. Mi soffermo invece su un aspetto, sul termine quantistico, che è ricollegato alla filosofia, alla scienza quantistica e indirettamente alla filosofia quantistica. Perché c'è una connessione molto profonda tra l'astrattismo e l'espressionismo del nostro artista con la filosofia quantistica o la scienza quantistica. Perché una delle caratteristiche della fisica quantistica è che si sa l'inizio di un processo e la fine, non si sa nulla della parte intermedia. Per cui quando l'osservatore analizza il fenomeno, praticamente non sa cogliere un punto ben determinato. E come anche nell'opera dell'astrattismo, l'artista sa quando inizia la sua opera, ma non sa quando il risultato finale, perché è tutto un processo di valorizzazione del proprio inconscio, cioè l'inconscio che muove l'artista a dipingere. Ed è difficile spiegare come mai si possa fare arte essendo mosso dall'inconscio, oppure così, perché ripeto, quando un pittore, un artista vuol dipingere un paesaggio, sa cosa vuol dipingere. Invece nell'astrattismo, nell'espressionismo quantistico, l'artista va a sentimento, è il suo sentire che agisce, è il suo sentire mosso dall'inconscio. Ecco perché le sue opere vanno interpretate con il proprio inconscio, con la propria sensibilità dell'osservatore. Ecco, però per far questo è l'artista che ci deve guidare in questo suo viaggio, cioè lui che ci introduce dentro la sua anima, chiamiamola così, per valorizzare la sua arte. L'architetto Gabriele Polverari. Beh sì, Annibale io lo conosco già ed è unico nel suo genere, è un astrattista, io adesso non è che sono un critico d'arte, per cui però posso dire quello che vedo e quello che è il sentimento vedendo i suoi dipinti, è un'arte particolare, un'arte che va approfondita con lo sguardo e da lì praticamente si riesce comunque sia a trarre molto. Ecco, l'importante è fermarsi un attimino, concentrarsi e cercare di tirar fuori quello che c'è lì e che è dentro di lui. Chiedo, ci parli un po' dell'ipogeo di Piaggio? L'ipogeo è una mia scoperta del 1996, in seguito ad una ricerca storica che ho fatto sul territorio di Piaggio. Beh, ho voluto fare praticamente una ricerca per realizzare una brochure, qualcosa, dal momento che non c'era niente, ho iniziato dal basso, dagli archivi e dalle grotte. Per cui ho scoperto questo ipogeo che diciamo è qualcosa di unico e
diciamo, un sito storico paleocristiano, una basilichetta rupestre, unica nel suo genere, ovvero a livello simbolico. Per ora diciamo che non ci sono altri esempi. Ci sono moltissimi esempi di arte paleocristiana, di basilichette, ma a livello figurativo. A livello simbolico invece per ora diciamo che c'è solo questa, per cui è stata, diciamo, una scoperta, dal mio punto di vista, una scoperta unica e molto entusiasmante per me. Ecco, è stato qualcosa di grande, che tant'è che poi diciamo che la ricerca che ho fatto si è un attimino fermata, per poi comunque completarsi e realizzarsi in un libro realizzato da me e l'architetto Gianni Volpe. Libro appunto su Piagge, dove c'è praticamente la storia un po' del territorio, in particolare dell'Ipogeo. Circa qualche parola anche sulla ProArte, sull'associazione, ecco, che credo che abbia gestito per un periodo l'Ipogeo stesso. Sì, la ProArte è un'associazione artistico-culturale che nasce nel 2016 e diciamo è un'associazione formata da tantissimi artisti, pittori, scultori, ed è qui che ho conosciuto, tramite l'artista, lo scultore Alcio Pucci, ho conosciuto il nostro artista Annibale Prima, che poi tra l'altro è entrato nel direttivo e adesso addirittura è vicepresidente dell'associazione. Comunque noi abbiamo avuto in gestione l'Ipogeo per 3 anni e qualche mese, e in questa sala che è antistante all'Ipogeo abbiamo realizzato, diciamo, un 35-36 mostre e diversi convegni. Da noi c'è una grande varietà di artisti, dai pittori, scultori, anche fotografi, anche poeti, e per cui abbiamo fatto tantissime esposizioni. Poi siamo chiamati anche da comuni, associazioni artistiche, pro loco, a collaborare per eventi. Adesso il 13, 14, 15, 16 saremo a Monte Gridolfo. E il maestro Franco Fiorucci. Spesso appaiono situazioni strane. Accade di vedere motivazioni, espressioni talmente insospettate da lasciare perplessi, come queste appunto talmente nuove e veraci nella loro profondità, che ti domandi come sono nate e derivate. Mi riferisco ad alcuni attuali soggetti che Annibale, in un fugace incontro, mi ha mostrato attraverso una visione fotografica. Espressioni e temi talmente drammatici che mi hanno impressionato e che non hanno nulla a che vedere con l'illusoria aspirazione di natura più decorativa che espressiva, tradotta, ispirata in un vago decorativismo desunto dal suo amore per Pollock. Soggetti nuovi, talmente profondi nella loro drammaticità, che mi hanno sollecitato a capire la derivazione della loro natura. Confesso di essere rimasto sorpreso, profondamente ammirato della nuova tematica, altamente drammatica nella sua nuova genesi. Credevo ad Annibale condizionato da Pollock nel suo decorativismo gestuale, invece è riuscito in un contesto tematico del tutto nuovo, che secondo il mio parere deriva dalla natura del dramma che aveva sostenuto a fatica in un momento crudele della sua esistenza, che al momento era riemerso in tutta la sua violenza nella sua esistenza. Un iter visionario, violento, in cui tutti i nuovi temi denunciavano la violenza della vita e dell'uomo in tutta la sua esistenza. Quello che ho visto e quello che hai fatto qui. Non so se Annibale si è reso conto di questo fondamentale mutamento, se ne ha impresso le sue radici, ne ha compreso le sue radici, e secondo il mio parere è diventato il suo personale messaggio artistico. Questo è il tuo, non quello là. Invito
d'Annibale a riflettere su questi nuovi temi, su quei drammatici messaggi che essi emanano e mostrano la vera natura del personaggio che li ha rivelati. La sofferenza non tradisce mai, ha il potere di rivelare l'inconscio che appartiene solo a noi e che prima o poi urge di avere luce. L'artista, se si crea tale, deve capire che tutta la sua sostanza umana ha diritto di essere sincera e determinata, atta a diventare natura e stile. Tutta la natura dell'arte, quella più vera, ha in sé questi presupposti per diventare immortale. Grazie maestro, grazie tante. Allora, e grazie per il tempo che ci ha dedicato e per la sua disponibilità. Amici di Onda Libera, un saluto.